petto. Dunque. Fai la farmacia, poi vanno via, cioè camminano. Questi sono dei posti selvaggi. Mamma mia, siamo più al caldo. Abbiamo fatto spesa veloce, abbiamo mangiato da Giovanni Rana, la rana. Ma che si può dire? Cosa si può dire? Siamo in agosto? No, siamo in settembre ormai. Siamo usciti per andare da Supermoto e abbiamo approfittato, come sempre, proprio per fare questa cosa. Mamma mia. Ma il resto manca, vedi? Devi controllare. Manca il GSU. Ah, sistemato? Cosa che è questo, Rana? Sì, quando sono pronto. Ah, ti danno il... No, il resto, vedi, manca, ho detto, oh, manca 10 euro. Ma carino però. Quindi questi li danno al cliente e disinfettato. Tu che nudo alle, ai funghi? Tortellina. Perfetto. Siamo bagnati. Quindi avverto la... Si restituisce questa specie di strumento tecnico. Mamma mia! Che veloce di luce! Che questo è venenato! Sto morendo di caldo! Si può... Dov'è che si può disinfettare? Perché non ha messo il formaggio? Non lo so! Dov'è che si può sterilizzare le mani? Cucino d'acqua e poi mangiamo tranquilli. Mamma mia che caldo, veramente caldo, 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 caldo. Manca la pasta, che bello. Eh sì, speriamo di farcela. Poi c'è il dolcetto, fantastico. Tranquilla. Se ci fai caso non si sente nemmeno la voce dei grilli che cantano. Niente, qualche automobile in transito, soltanto qualche cane che abbaia, le nuvole che si le nuvole che vento. Non è, beh, ancora non siamo al criminale. Però non è più il caldo estivo, non è il caldo infernale, non è il caldo caldo. La strada è sempre via dei ruderi di casa calda, non è fresca. E dicevamo, perché oggi l'idea fissa è che il riscaldamento globale, ma il fatto è che qui la temperatura non sa per niente. Meglio notte, il ghiacciaio, i cambiamenti climatici. Una cosa incredibile, poi alla fine vai a vedere di la pandemia, però non c'è. Quello non c'è, quello non c'è, fra poco non ci sarà, né riscaldare, non c'è niente. Non ti puoi più fidare delle notizie che girano, perché ecco cosa vuol dire la falsificazione delle notizie, fantastico. Benvenuti nel terzo mondo.
un milione si scioglie dalle fake news.